Allora, parliamo di valutazione. Forse è facile. Voi sapete che parlare di valutazione è una delle cose più difficili per noi insegnanti. È proprio il termine valutazione che ci dà un po' fastidio, anche se sappiamo che è assolutamente urgente, diciamo. Proviamo a pensare, quando sono tornati i ragazzi dopo la pandemia, 15 valutazioni, 10 interrogazioni. Io ho visto mia nipotina, che poveretta, era talmente felice di tornare a scuola che accettava anche tutte le verifiche che potessero arrivare in quel momento. Ma perché è così urgente? O perché la riteniamo quasi un perno della nostra didattica, la valutazione? Anzi, ancora meglio, se parte il meme sarei contenta, perché valutiamo? Perché valutiamo? Se parte, spero, vi è stato dato un QR code? Se avete il QR code dovreste inquadrarlo e rispondere, ma in due parole, perché? Non pensate a grandi dotte e disquisizioni. Perché valutare? Ecco qua, risposta immediata. Quello che vi viene immediatamente, quello che vi suggerisce immediatamente il perché valutare. Tra parentesi, è un periodo in cui, Dianora, non so quanto l'hai seguito, ma in Facebook imperversa valutare sì, valutare no. Ma è una nostra scelta la valutazione? Lo stai chiedendo a me? Valutare sì, valutare no. È diventata famosa la scuola che dice di aver tolto la valutazione, valutazione numerica. Poi alla fine però dice, però i voti alla fine li devo dare. Giustamente, perché li devo mettere sul registro di classe. E allora quale voto metti sul consiglio di classe? Il voto delle conoscenze? Il voto delle competenze? Una scuola che definisce di certificare le competenze e dargli la stessa identica dignità del voto delle conoscenze. È possibile questo? Esiste questa possibilità? Ricordiamoci che valutare le competenze appartiene anche all'ambito del comportamento, ma la valutazione delle competenze in quanto tale, nelle scuole secondarie questo è, ma valutare le competenze in quanto tale non ha la stessa, non è accettata numericamente allo stesso livello della valutazione delle conoscenze. Poi che cosa accade? Questo lo sapete meglio di me. Alla fine dell'anno noi dobbiamo comunque dare una valutazione delle competenze acquisite secondo gli obiettivi, i traguardi e le indicazioni nazionali per le scuole secondarie di primo grado o le primarie. E a quel punto esistono anche dei meravigliosi, ma anche nei secondari di secondo grado, dei meravigliosi registri elettronici che ci trasformano magicamente il voto sul registro con la valutazione delle competenze. Peccato che quel voto sul registro sia sulle conoscenze e non sulle competenze. Quindi cosa vuol dire dare una valutazione? Cosa valuto? Valuto appunto le conoscenze? Ma assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Noi dobbiamo valutare le conoscenze acquisite dai ragazzi. Ma quanto poi la valutazione invece si riferisce all'apprendimento effettivo, al processo di apprendimento dei ragazzi? Quanti di voi onestamente danno un voto o riescono a valutare le competenze acquisite dai ragazzi alla fine dell'anno scolastico, durante l'anno scolastico? Quanti di voi, mi alzate le mani, quanti di voi onestamente dicono, io ho dato un voto che non era sulle conoscenze, ma era sul quanto hanno acquisito nelle competenze? La prima risposta immediata. Allora, tante per definire il percorso. Tante risposte interessanti, se le mettiamo insieme
ci facciamo un trattato di pedagogia. Bellissimo. Peccato che manchi una risposta, quella forse più necessaria, importante. Allora, dobbiamo valutare perché è nel dettato legislativo. Punto. Quindi è un qualcosa che ci piaccia, non ci piaccia, non importa come, ma dobbiamo valutare. Il problema allora non è valutare sì, valutare no, perché che ci piaccia o non ci piaccia, noi dobbiamo valutare. Il problema è valutare cosa? Il problema è valutare, me lo dite voi, per far crescere l'alunno, come e quando valutare. Perché una cosa è valutare contenuti appresi, conosciuti. Una cosa è valutare per far crescere l'alunno. Una cosa è valutare, attenti, l'apprendimento. Una cosa è valutare la competenza. Quindi il cosa valutare diventa il nostro centro di osservazione, dal quale poi discende tutta la didattica e il nostro modo di relazionarci con i nostri studenti. Allora, valutare cosa? Pianore dice, il registro ci dice le conoscenze. Se mi andate sulla slide, ci terrei a dire due cose, quella successiva. Beh, quando dico conoscenze, ovviamente tutti noi sappiamo che non sono mai le sole conoscenze, no? Perché quando interroghiamo, quando facciamo delle verifiche, è più elaborata, non soltanto il dato numerico, sai, una data piuttosto che un'altra, ma mettiamo in altro, cioè giudichiamo, valutiamo tutto un complesso all'interno del quale ci potrebbe anche essere la valutazione di le modalità di comunicazione, la modalità con cui lo relazionano, cioè, ci sono tante, è più complessa la valutazione, non è solo numerica sul dato statistico evidentemente, ma da qui ad una valutazione più complessa, ad una valutazione che secondo me deve non avere questo nome, perché la valutazione va bene, ma se noi chiamiamo valutazione vuol dire anche che lo studente deve avere, perché attraverso la valutazione cresce, perché dà l'indicazione di dove dover andare e come migliorare, però attenzione che la parola valutazione implica un atteggiamento da parte del docente di un certo tipo. Di un certo tipo, cioè io sono colui che sa. Attenti, si può arrivare all'estremo, io sono colui che giudica, no? Attenti tra un'atmosfera valutante e un'atmosfera giudicante, sono due cose diverse. Una cosa è dire, io sono qui come guida nel tuo percorso di apprendimento, come guida, e quindi cercherò con te, di osservare i momenti in cui riesci benissimo, i momenti in cui incontri degli ostacoli, i momenti in cui forse è necessario tornare indietro, ripetere, ovvero io ti accompagno in un percorso di consapevolezza della crescita. Qualcuno l'ha scritto, per crescere insieme, di consapevolezza nella crescita. È un po' diverso dire io valuto i contenuti, oppure ancora peggio, scusate, ma ancora esiste, io misuro l'apprendimento. Quando io sono entrata nella scuola c'era ancora il grande dibattito misurazione e valutazione. Vertecchi Dominici e il professor Roberto Maragliano dall'altra. Penso che abbiamo capito che differenza è misurare e valutare. Ma Maragliano, da lì a andare a dire io accompagno nella crescita e ti rendo protagonista della tua crescita, accompagnandoti e aiutandoti a monitorare attimo per attimo la tua crescita.
È diverso perché non è più un giudizio, ma è un aiuto che implica a questo punto consapevolezza e quindi la parola magica autovalutazione. Quindi la valutazione non è solo quella che noi docenti diamo dell'alunno, ma la valutazione, se è fatta insieme in un percorso costruito insieme, diventa autovalutazione dell'alunno e anche autovalutazione, permettetemi, qualcuno lo ha scritto, dello stesso docente. Qualcuno ha scritto per ripetere, riguardare, andare indietro, rivedere. Ma io direi anche proprio, attenzione, qui c'è interessante il cambio di paradigma della funzione del docente. Se il docente, avete visto questa inutile discussione, inutile, io oggi l'ho detto anche quando ho presentato il modello di scuola di impara digitale, ho detto è assolutamente inutile questa discussione infinita sulla lezione frontale. Cioè, ma la lezione frontale, chi è che non fa la lezione frontale? Allora, se lezione frontale vuol dire faccio una lezione tradizionale per cui entro in classe, mi organizzo la mia lezione, me la strutturo bene nella testa, so quello che devo fare nelle prime 20 minuti, poi negli altri 20 minuti gli faccio fare gli esercizi, poi gli altri 20 minuti facciamo la verifica. Allora, se io vado in classe con questa idea già strutturata, già organizzata, pensando che quella lezione la dovrò gestire in toto io, e quindi mi metto dietro la cattedra e lavoro con i miei studenti almeno per i primi 20 minuti perché così loro apprendono, poi gli faccio fare un po' di esercizi, poi faccio fare la restituzione ed è tutto organizzato nella mia mente, è chiaro che la lezione frontale diventa il docente, il solito discorso, il docente insegna, organizza il sapere dei ragazzi. Allora è chiaro che la lezione frontale è importante, perché la lezione frontale serve per approfondire degli argomenti. Ma quando la lezione frontale, secondo voi, può essere più efficace? Abbiamo mai pensato a un'opportunità, non dico che sia giusta, può essere del tutto sbagliata, ma l'opportunità che la lezione frontale si trasformi in un momento in cui si svolge una lezione e i ragazzi, tu dibatti con i ragazzi, discuti dei ragazzi magari del lavoro che stanno svolgendo, improvvisamente ti accorgi che i ragazzi hanno bisogno di una spiegazione, perché un argomento deve essere approfondito. Voi sapete che quell'argomento i ragazzi non saranno in grado di affrontarlo da soli, perché hanno bisogno di qualcuno che li guidi e approfondisca l'argomento stesso o gli dia un'organizzazione di studio. Ed è il momento, sulla necessità di quel momento, sul momento in cui i ragazzi ti chiedono, tu percepisci che i ragazzi ti stanno chiedendo di aiutarli a capire meglio. Allora voi vi potete mettere dei ragazzi e spiegate dietro la cattedra. Se volete stare dietro la cattedra, state dietro la cattedra. Se volete stare seduti accanto ai ragazzi, state seduti accanto ai ragazzi. Se volete girare, come facciamo noi adesso, no? In giro, fatelo. L'importante, dal mio punto di vista, credo, penso, non lo so, è un'occasione di pensiero, di riflessione, non vi sto dando soluzioni, assolutamente. Ma quanto può essere più efficace un approfondimento che chiameremo lezione frontale, che chiameremo approfondimento, nel momento in cui sono i ragazzi che ve lo chiedono? Cioè quando capite che i ragazzi hanno necessità di quell'approfondimento. E allora noi siamo anche tanto abili a farli lavorare in un certo modo e capire che c'è un momento in cui dovrai approfondire l'argomento, dove loro non ci arrivano, no? È evidente. Allora, questo implica una trasformazione però dell'impostazione. Quando parlo di ambienti di apprendimento, gli ambienti di apprendimento, di là dell'aula, della strutturazione, ambiente di apprendimento è reale, virtuale, sono sovrapposti, ormai sono l'uno l'espansione dell'altro. Allora, il modo di lavorare con i ragazzi deve essere di togliere lo stress. Quello che è stato interessante di quella scuola che ha tolto la cosiddetta valutazione è che loro hanno impostato, non è la valutazione,
nel fatto che loro hanno impostato la scuola togliendo lo stress, cioè mettendosi a lavorare con i ragazzi. Io questo l'ho trovato, a parte che non è la prima esperienza, vero, lo facevamo noi già un po' di anni fa, almeno 10-12 anni fa già lo facevamo, adesso io non lo voglio dire, però non è una novità certamente, però ben venga che anche oggi si riproponga come una novità, perché ci riporta alla riflessione, ci riporta all'idea che bisogna lavorare con i ragazzi, insieme ai ragazzi. Io la parola guida, a me piace molto l'idea del docente che lavora con loro. Poi è chiaro che li guido, ma è una guida, è necessario guidarli, più sono piccoli è naturalmente maggiore, no? È evidente, però autonomia, responsabilità, li dobbiamo condurre all'idea che la loro modalità di apprendere debba essere o diventare quanto più autonoma, insieme a noi che arginiamo, conduciamo, no? Senza quasi farsene accorgere, il loro apprendere. Almeno questa è una mia visione del tutto errata, se volete, ma che assolutamente non è una un'idea standardizzata, è una provocazione. Perché se noi non teniamo conto di come loro lavorano, di come loro lavorano nella rete, come loro acquisiscono le informazioni ormai da tutto il mondo che gli arriva addosso, e non riusciamo a capire quali sono le loro interazioni con i compagni o con gli altri, le loro relazioni, ed è tutto il modo di apprendere loro che è cambiato profondamente. Non scordiamoci il lockdown, non scordiamoci il periodo della pandemia. Veramente hanno fatto un salto di qualità, l'ho detto stamattina e lo ripeto, un salto di qualità non solo sulle competenze digitali, ma i ragazzi hanno dimostrato di essere bravi, maturi, di aver aiutato anche docenti e soprattutto ci hanno dato la possibilità di andare noi adulti a guardare il loro mondo. Perché quanti di noi prima avevano capito come si interrelazionavano le relazioni, cioè come si interagivano le relazioni tra i ragazzi nella rete? Quanti di noi prima avevano capito le modalità con cui loro effettivamente elaboravano i contenuti? Loro ci avevano messo lo sbarramento da questo punto di vista, e non è che ci facessero entrare, ci hanno fatto entrare nel momento in cui è nata la necessità della pandemia e della didattica a distanza. Allora la valutazione deve tener conto di tutti questi aspetti, che è una valutazione che non può essere più sul contenuto fine a se stesso, ma deve essere una valutazione che deve tener conto di una globalità. E non chiamiamola valutazione, chiamiamola come volete voi, ma no, che aboliamo il voto, sarebbe una bella cosa, ma possiamo anche dare dei voti sulle competenze, basta fare dei compiti autentici, abbiamo risolto il problema, cioè non è che ci vuol tanto, possiamo fare delle verifiche scritte a cui diamo il voto firmato, corretto, e dove valutiamo, no? Non solo le competenze ma anche le conoscenze acquisite, e quello fa da verifica che potete consegnare alla famiglia, al dirigente, dicendo: questo è un voto che io metto sul registro di classe, ma che ha un senso. È un tipo di verifica diverso, che però è la fine o l'inizio di un processo, di un progetto. Perché parlare di unità di apprendimento è una bestemmia oggi, la parola unità di apprendimento non è che, la parola competenze non è che piace tanto, anzi meno la nomini e meglio è. Però parliamoci chiaro, questo è il loro mondo, allora guardiamoci in faccia, non nascondiamoci dietro l'idea: ma tanto io sono costretta perché il preside mi dice che io devo dare i voti. No, voi li potete dare i voti, li potete dare benissimo anche a livello numerico, ci sono delle prove che vi permettono di farlo, verifiche scritte, firmate e controfirmate anche da più docenti. Però bisogna cambiare, bisogna proprio cambiare.
E questo lo diciamo soltanto da 12 anni noi. Quindi abbiamo ancora altri 12 anni per parlarne e ci troveremo qui agli Stati Generali fra 12 anni a dire come valutiamo. Così, Marcella, voi? Sì, io volevo lanciare un'altra provocazione, la lascio qua, poi i pedagogisti mi diranno che sto dicendo delle sciocchezze. Però, se noi rimaniamo al dettato legislativo, allora da una parte abbiamo la valutazione delle competenze trasversali. Quindi là sappiamo che dovremo avviare, per forza, ce lo dicono, dei percorsi per competenze. Ok? Dall'altra parte abbiamo la valutazione del processo, perché ci chiedono, no, i miglioramenti, e dei traguardi dell'apprendimento, obiettivi didattici di apprendimento. Tre elementi diversi. Quindi il come sono, che è riferito alle competenze trasversali, soft skill, life skill, tutta quella roba là. Il come è avvenuto il processo, quindi il obiettivi di processo, e poi gli obiettivi didattici di apprendimento. Ma santo cielo, questa è la provocazione e ne sono più che mai convinta. Se noi andiamo a scavare la parola, il termine apprendimento, adprehendum, no? Interiorizzo, c'è tutto Piaget, tutto quello che viene dopo Piaget dietro. Se io interiorizzo qualcosa, lo prendo, lo faccio mio, quel qualcosa che diventa mio, mi modifica i neuroni, diavolo, mi modifica le mie sinapsi, mi crea pensiero e quindi azione e quindi mi rende competente. Tra apprendimento e competenza c'è una certa distanza, ma il processo è sempre quello, è il processo che parte dal mio protagonismo. Se non sono protagonista della costruzione del mio apprendimento, io non apprendo e quindi ciò che andrò poi a misurare come insegnante, se non organizzo una didattica su un processo di apprendimento, saranno le conoscenze. Quindi occhio bene, sappiamo bene cosa facciamo in relazione a come lo facciamo. Questo è importante. L'importante è, scusate, liberiamo la scuola dall'ipocrisia, guardiamoci in faccia. Quelle competenze, quelle conoscenze che diventano competenze sul registro. Allora, siamo chiari, sereni. Io non ci riesco, oppure io ci sto provando, oppure proviamo insieme. Ma usciamo, proviamo a uscire dai soliti ruoli, dalle solite procedure che, per carità, lo capisco benissimo, mi tranquillizzano così tanto. Proviamo a usare. Questa è la scommessa, secondo me. E poi l'ultima scommessa, a questo punto vi lasciamo con tutte queste belle riflessioni, poi tornate a casa e dice sì, vabbè, ma tanto poi domani c'ho la verifica in classe che devo fare. E quella è. Due cose. La domanda che noi ci dobbiamo porre è: ma io ho dei ragazzi che hanno delle criticità, ognuno di loro ha delle criticità. Alla fine del nostro anno scolastico, del trimestre, del quadrimestre, del tempo che voi vi siete dati, queste criticità le hanno superate? Ma le criticità non sono solo: sanno la grammatica, hanno imparato a mettere l'H, hanno imparato a mettere l'apostrofo. In quinta liceo io sono riuscita ad avere degli studenti che mi hanno scritto 3 volte la scuola con la Q, giuro, e quindi qualche problema sull'avessero superata l'ho avuta profondamente, dove gli apostrofi e gli accenti si perdevano nel marasma più totale. Certo, è importantissimo e devo lavorare molto su quello, ma le loro criticità sono anche
hanno imparato a relazionarsi, hanno imparato a comunicare, hanno imparato a collaborare, ad ascoltarsi, a riflettere su se stessi, a interagire con gli altri, hanno imparato ad essere effettivamente creativi, hanno imparato a tante cose. Quelle sono anche le loro criticità e ognuno di loro è diverso dall'altro. Io mi devo porre come docente, sono riuscito a fargli superare questa criticità. Hanno imparato a comunicare, ad essere consapevoli di se stessi, a creare in senso ampio naturalmente nella creazione. Allora, vi ricordo che esistono, ma qui lo dico e qui lo nego, non l'ho detto per carità, stanno registrando, ma questo lo cancellerò nel momento in cui lo metto nella rete. Non esistono solo le competenze trasversali, esistono le soft skill, esistono le life skill, che poi sono tutte a diramazione l'uno dell'altro, non c'è niente di nuovo sotto il sole. E per favore, le competenze non sono solo, io questo lo sto continuando a dire al Ministero, è andato via il Ministero, sono andati via, però io lo continuo a dire quando io lavoro al tavolo del Ministero, non entrate nell'ottica che le competenze sono solo quelle digitali. Per favore, le competenze digitali sono importantissime, ma devono sottendere l'acquisizione, lo sviluppo di altre competenze. Diamole quasi per scontate ormai. E se non ce le hanno, le miglioreremo. Ma non sono le uniche competenze su cui ci dobbiamo focalizzare. Perché oggi, quando io sento parlare di competenze, sento sempre solo il ritornello competenza digitale. E invece sono ben altre le competenze che noi dobbiamo andare a supportare, a far acquisire i nostri studenti. Naturalmente vi abbiamo dato solo degli stimoli di riflessione, mezz'ora su questo argomento sono assolutamente minimi. Se qualcuno vuole porre una domanda, parli ora o taccia per sempre. No, scritto. Lo mandate anche nella piattaforma. Volete porre una domanda? Oh, siamo stati... Rosalba non mi tira fuori qualche domanda, Scherzo, dai. Si sente la preside della scuola di Scampia, dove noi andiamo a fare formazione, e ci piace tanto quella scuola. Allora, io concordo perché la valutazione alla fine è una quantizzazione numerica di quello che sai, di quello che sei, però... Ci dovrebbe essere una rivoluzione copernicana, perché se poi il ragazzo è abituato a questo tipo di valutazione, va all'università e va dal 18 al 30 e lode, fa i concorsi e quindi è questo. Un po', guarda, io sono sempre stata contraria a scuola senza zaino. Tutte le scuole di Scampia ce l'hanno, io no. Perché disabitua i ragazzi allo studio domestico, che è fondamentale per acquisire le conoscenze. E quando qualche ragazzo da qualche scuola è passata la mia, veniva con le mani in tasca. Ho detto, scusa, la cartella dov'è? No, mi dovete dare voi tutte, i libri, i quaderni, le penne, il diario. E quindi non erano abituati allo studio. E invece il metodo di studio è fondamentale per l'apprendimento, come diceva lei, per acquisire le competenze, perché vanno sedimentate certe conoscenze. Poi scattano le sinapsi ed è giustissimo. Perciò io temo questo, che poi ci sia il disorientamento una volta che hanno varcato la soglia. Della scuola. Impareranno quando andranno alla soglia, si arrangeranno quando sono all'università, via, diciamoci. Sono drastica, no, scherzo. Allora, è la chiusura di questa meravigliosa giornata, ringrazio Marcella. Grazie. Dov'è la Loredana Eleonora, Poli? Mi sono persa la Loredana Poli, il nostro assessore. Dov'è Loredana? C'è? Io non posso che ringraziarvi infinitamente per aver partecipato a questa manifestazione, spero vi sia piaciuta. Spero abbiate acquisito degli stimoli di riflessione, spero che abbiate scritto tanto sulla piattaforma, così noi rielaboriamo. Avrete i link ai vari video che sono stati
che però quelli che sono qui sul palco, questi sono stati registrati, quello che è avvenuto nelle altre aule non è stato registrato per motivi naturalmente organizzativi, e vi daremo tutto il materiale in modo tale che voi lo possiate risentire, magari ci facciamo i podcast, magari lo rielaboriamo anche a livello di contenuti, in maniera che duri anche nel tempo, non si finisce qui, si lavorerà, faremo anche dei webinar di approfondimento nei mesi, quindi seguiteci e ci rivedremo tra un anno qui a Bergamo, Città della Cultura. Grazie mille.